E qui che ci sta? Ai ai ai, sono un turno. No, 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 dove vai? Dove vai? Ma no! Beh, questo sinceramente non so se era un effetto voluto del gioco, ma sinceramente non avevo proprio spinto di andare di là. Sì, capirai, pure nella nebbia, tra l'altro, quindi immagino avremo anche qualche... Eccolo là, appunto. Ma sì, moriamo, mi sembra un bel finale per il video, moriamo. Allora, siccome siamo nella nebbia e non è, la candelina si era appena spenta quando il mouse ha deciso di non reagire a quello che dicevo io, prendiamo anche 50% in più di danni. Forse è proprio perché si è spenta la candelina e è andato dove gli pareva, non lo so se è voluta o no questa cosa. Comunque, 50% in più di danni. Inoltre, additional Willstone drop from all combat encounter. Non lo so, forse non prendiamo monete se vinciamo questo incontro, ma non credo che ne usciamo vivi da questo incontro perché mi sembrano pure abbastanza forti sti tizi. Questo mi fa da solo mi fa 24-27 danni. Questo me ne fa 25, è un abomination. Che forse fa danni a tutti. Ok, quindi forse fa danni anche agli altri, ma è meglio. Questo è un paesano, va bene, e questo invece è un ratto. Pure con la rabbia, che per ogni altro nemico che c'è in combattimento si gasa e fa più 30% dei danni e un po' meno armatura. Va bene. E che c'ha? Una caratteristica per la quale per ogni alleato nel combattimento, ah no, quello che abbiamo detto, vabbè, però c'ha meno 60% di armatura perché in fondo è solo un ratto. Va bene. Dai, sì, ma ce la facciamo a morire in pochi turni, ce la facciamo. Allora, block di sicuro. Proprio carichiamoci. Poi, random enemy mi sembra una buona idea. Va bene. E poi, la vedo male, ragazzi. Ne blocchiamo due volte, vai. Cerchiamo di caricare quella potenza lì. Teniamo una carta e finiamo il turno. Ah sì, va bene. Sono quasi morto dopo il primo dopo il primo round, nonostante due blocchi, abbiamo evidentemente bloccato i colpi del più debole, perché poi invece quando ci hanno attaccato quelli che facevano 25 danni ci hanno fatto molto più male e tra l'altro ci abbiamo 50% di danni in più proprio perché siamo nella nebbia, questa nebbia strana. Allora, prendiamo 50 15 punti di eccoci qua. Abbiamo recuperato 15 punti vita con quella fialetta che ci eravamo comprati, ma non bastano, non sopravvivo. Inoltre, ho 3 energie. Vabbè, visto che tanto non ci arriviamo a 6, dovremmo arrivare a 9. No, non ci arriveremo mai. Allora, usiamo questa blocco per utilizzare questa che pesca una carta, tiene energia. Ok, forse questa è la nostra unica speranza, ma non credo che basti nemmeno. Stun vorrebbe dire che poi io mi immagino che per quel turno non farà niente uno dei nemici, ma anche se diciamo blocchiamo uno dei nemici, diciamo questo è il più forte, comunque prendiamo 25 danni da questo e 10 da questo minimo, più il 50%, sono secondo me automaticamente morto. Andiamocene in bellezza, senti. Facciamo danni dove possiamo, vai. Questo è quello che abbiamo comprato, allora usiamola per bellezza, vai. Fa danni a tutti quelli che abbiamo davanti. Dai, siamo pure avanzati di livello. No, aspetta. Quello è morto, quindi dai. Duriamo un altro turno allora se faccio così. Che dici? Sì. Sì. Ale, stun. Quindi non mi dovrebbe fare. No, unable to move, dice. Move o anche attaccare? Questo vuol dire? Questo abbiamo già fatto. Vabbè, enter. Ci teniamo. Questa. Sembra il totale sia più alto rispetto agli altri. Siamo ancora vivi.
Questo attacca due volte, quindi anche usando due blocchi, io questi 25 danni li prenderò, più il 50% sono 37-38 danni. Dovrei essere in vita. Dovrei essere in vita, però devo bloccare sicuramente. Devo bloccare due volte. No, vabbè. Non ha senso andare avanti. E colpiamoli, vai. O forse se... Ah, non posso fare undo. Se avessi ucciso questo, forse ce l'avrei fatta. 30, 40. Avrei dovuto, eh. Vabbè, ormai è fatto, quel che è fatto è fatto. Ciao. No, ha giocato male, avrei potuto fare meglio. Avrei potuto fare meglio. Siamo ancora vivi però, ragazzi. Blocchiamo di sicuro perché tanto è gratis. Usiamo questo per pescare le carte e prendere un'energia. Dobbiamo assolutamente... Non ci riusciamo a ammazzarlo questo. Perché questo è 10 danni, 20, 30 danni. Più che abbiamo. Come spada, il fatto che abbiamo quella spada lì, che significava che facciamo anche 10 danni in più, no? No, 10-14 sono i danni che facciamo perché abbiamo quell'arma, giusto? Inoltre abbiamo un'armatura di 10. Ok, dovremo sopravvivere se facciamo stun di sicuro. Secondo me, come pensare, se io questi danni mi prenderei un colpo, se non provo a ucciderlo, mi prenderei un colpo. Però forse il prossimo turno ho la possibilità di vincere. Ci provo. Tutto per tutto. Ok. Enter. Allora a questo punto ci teniamo questa. 5, 7. Sono 15 danni, quindi in teoria dovrebbe fare più danni in totale. Noi ci teniamo questa. Ok, ragazzi. No, tre colpi addirittura fa. Dobbiamo ammazzarli adesso o siamo morti. Target all enemies. È tornato, forse, forse. No, però 7, 10 danni. Allora. Facciamo quello per primo, sicuramente. Questo. Per poco, però non ce l'abbiamo fatta. Ah, no, 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 è morto quell'altro. Ok. Allora, blocchiamo. Finisce il turno. Teniamo una carta. Il fatto di bloccare è fantastico, cioè blocca qualunque cosa, sembrerebbe. Ok, almeno in questi primi combattimenti. Dai, 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 fatta. Eh? Io intanto gli faccio 5, 7, 15 danni. Questo secondo me è meglio. Ecco. Perfetto. Abbiamo vinto. Beh, quale miglior finale?